Nel 2020 Vienna è risultata al primo posto proprio come città verde, ma negli ultimi anni spesso si è classificata ai primi posti anche per la vivibilità. Si calcola che un viennese su due si sposti utilizzando i mezzi pubblici. E poi il 30% dell'energia che serve alla vita della città proviene da fonti rinnovabili. E ancora sono molte le persone che si spostano all'interno della città a piedi. Siamo di nuovo innanzi al Palazzo Imperiale. Dalle sue stanze per diversi secoli è stato diretto tutto l'impero asburgico e oggi è una delle realtà più visitate di Vienna. Vienna nel nostro immaginario è la città elegante e colta per eccellenza. E allora sono voluta venire in questa piazza, all'interno della quale ci sono dei simboli che la presentano. Alle mie spalle il Palazzo Reale, quindi il simbolo del potere. Lì di fronte, guardate la meraviglia, il museo dedicato all'arte. E poi, come se si specchiasse dall'altra parte, si guardasse allo specchio, abbiamo un altro museo di storia naturale. Entrare in questo museo significa davvero perdersi nel tempo. Ma non finisce qua, venite. Vi voglio far vedere il palazzo al di là della strada. I'm yours, c'è scritto, sono tuo. Sapete di che cosa stiamo parlando? Di un polo museale, di una sorta di piccola città nella città. Tutta una città dedicata ai musei. Quindi non è sufficiente quello che abbiamo visto. C'è ancora di più. Guardate un po', noi entreremo da questo ingresso, ci troveremo in una grande piazza e questi sono musei. Questo quartiere dedicato ai musei è nato nel 2001. Quel palazzo, sapete che cos'era? Erano le vecchie scuderie degli Asburgo. Oggi sono un museo. Abbiamo lasciato le macchine, il traffico, il rumore, però qui d'estate in realtà c'è un sacco di gente, perché qui si dà appuntamento la cultura con l'intrattenimento, fa anche rima. Ci sono tanti localini pieni di gente e tantissimi giovani soprattutto, perché secondo noi è sbagliato parlare di intrattenimento e di cultura. Quando è che si raggiunge un risultato? Quando intrattenimento e cultura vanno per mano. Il museo più visitato di questo quartiere è il Leopold Museum. È frutto della passione dei coniugi Leopold, che in circa 50 anni hanno raccolto tantissimi capolavori d'arte moderna austriaca. Oggi il museo ospita anche numerose opere di Gustav Klimt. Klimt è stato uno degli artisti più noti e stravaganti che l'Austria abbia mai avuto. È noto in tutto il mondo per le sue opere del periodo d'oro, come il famosissimo Bacio, ma pochi sanno che ha realizzato splendidi dipinti di paesaggi, dove mostra il suo entusiasmo per gli straordinari colori della natura. Possiamo dire che Klimt già alla fine dell'Ottocento andasse a cercare la bellezza nella natura, aveva bisogno della natura? Assolutamente sì, lui proprio cercava un contrasto per quanto riguarda la grande città, il caos di Vienna.
cercava il silenzio, la quietudine dell'acqua, la quietudine dei boschi e soprattutto anche il verde, il colore che gli piaceva molto. Poi gli piacevano gli alberi, i fiori, il girasole ad esempio, e lì riposava la mente e anche l'anima. Ma il quadro innanzi al quale mi devo assolutamente soffermare è quello chiamato La vita e la morte. Osservarlo mi dà una grande emozione e ciò che trasmette va oltre mille parole. Qui abbiamo una sintesi della vita. C'è la morte da una parte, una morte un po' vigliacca, sì. E dall'altra parte tutta la forza della vita. Perché poi abbiamo tante figure, il bambino, sì. La mamma, sì. L'anziano. La signora anziana, esatto. Si può dare sì, il bambino, il neonato, sì. Tutte le forme della vita che ci accompagnano, la coppia, anche la coppia c'è dentro il quadro. E poi c'è questa morte che è come una seconda parte del quadro. Tanta gente preferisce anche guardare solo la parte destra, anche nelle cartoline postali. Abbiamo fatto apposta una cartolina postale per persone che vogliono vedere solo il positivo e il bello, e per quelli che vogliono avere tutto lo spettro della certo, vita, quindi anche la morte, anche si guarda la morte. Tutto perché fa anche parte della vita, però quindi, poi si spera che c'è una rinascita dopo. Quindi Klaus, possiamo dire che magari la morte può avere l'ultima parola, ma la vita con i suoi colori e le sue differenze rimane comunque meravigliosa. Assolutamente sì, e questo è il messaggio. Lasciato il Leopold Museum, continuiamo la nostra ricerca di simboli che ci ricordano quanto qui da sempre si sia investito nella cultura e nella ricerca. Alcuni dei palazzi più belli ed eleganti della città sono stati destinati infatti a musei, scuole e università, per ricordarci che la cultura cresce anche grazie alla bellezza. Vi ho detto che Vienna è stata premiata più volte come città verde. Per questo adesso stiamo per raggiungere quella che è considerata la sua giungla, la foresta golenale di Lobau. Per chi vive da queste parti, è una sorta di paradiso per il bird watching e le escursioni naturalistiche. Tutto il Lobau è attraversato da piste ciclabili e sentieri, e al suo interno ci sono degli ambienti molto diversi fra loro. In alcuni tratti, l'atmosfera ricorda quasi la savana africana. Raggiunto il centro visitatori, ci aspetta Marcus, un ranger del parco. Bellissimo questo centro d'accoglienza dove arrivano un sacco di studenti nel corso dell'anno, Marcus, lo so. Mamma mia, ma questo nido? Nido di un'aquila? Ma è enorme! È un nido di aquila di mare, può pesare fino a 2000 kg. Se ne trovano anche qui a Vienna. Vi assicuro che per me è un'emozione incredibile. Tante volte ho visto le aquile nella mia vita, ma non ho mai visto un nido così da vicino. Ma peraltro pensare che può essere molto più grande. Marcus, ma la proporzione, perché qui abbiamo un piccolo che è appena nato, l'uovo, una tartaruga, ma è davvero corretta la proporzione? Lo abbiamo realizzato in modo che la proporzione tra l'uovo, l'uccello giovane e il nido sia in scala 1:1. Andando nel parco abbiamo la possibilità di guardare un'aquila volare sulle nostre teste o no? Sì, abbiamo questa possibilità se ci troviamo nel Parco Nazionale dell'Lobau. Guardando su nel cielo, con un po' di fortuna, possiamo osservare esemplari adulti in cerca di cibo. Allora ci accompagni? Andiamo? Let's go! Ok! Andiamo! Marcus mi invita a salire in macchina con lui. E a bordo trovo una gradita sorpresa. È il suo cagnolino. Marcus mi spiega che non è più giovanissimo, ma sta sempre con lui, 7 giorni su 7, anche al lavoro al parco, dove però deve rimanere per regolamento sempre a guinzaglio.
Con Marcus e Ben siamo arrivati in questo punto speciale perché questo è un luogo particolarmente significativo, in quanto quello che ai nostri occhi può sembrare un lago o forse anche un fiume, un tempo, come vi ho detto, era un affluente del Danubio. Poi è stato interrotto e si è trasformato. Adesso è un po' fiume e un po' lago. In determinati periodi dell'anno addirittura l'acqua è molto alta sopra di noi. In primavera, quando il Danubio esonda, in questo punto l'acqua può raggiungere i 2 metri d'altezza. Se si confronta con la superficie dell'area, parliamo di un sacco d'acqua. E per le aquile è un buon periodo o no? Per l'aquila di mare naturalmente è preferibile che ci sia meno acqua, perché in questo caso riescono ad individuare e catturare meglio i pesci. Tu ami particolarmente questo punto per quale motivo? Perché da qui si riesce a vedere molto lontano, una grande distesa d'acqua, e si possono osservare molti animali, uccelli, cinghiali, cervi, se si ha fortuna anche il cervo nobile. Per me è un'oasi di pace. Quando uno parla di amore fra un uomo e il suo cane, abbassati con la telecamera, guarda questa scena, guarda, un unico organismo, you are... One, all and together. Head, yeah. Ok, andiamo. Lasciata la foresta, rientriamo verso il centro di Vienna, perché le sorprese non sono finite. Certo, non possiamo raccontarvele tutte, ma ne abbiamo scelte alcune particolarmente significative. Camminando per la città ci si rende conto come davvero ci si stia muovendo in un museo a cielo aperto, e per questo motivo mi sono fermata in questo punto particolare. Guardate la costruzione alle mie spalle. È un'opera d'arte, è frutto del pensiero di un famoso architetto che si chiama Underwasser. È un personaggio molto, molto importante a livello internazionale, un antesignano della ricerca del rapporto fra architettura, ambiente e natura. Per certi versi può anche ricordarci il Gaudì spagnolo. Vedete, le forme sono molto morbide, ma la cosa che mi ha entusiasmato è che Underwasser pensa agli alberi come inquilini. Infatti, se guardate, non sono presenti soltanto a corollario della costruzione, ma in alto abitano nel palazzo. Questo palazzo è stato costruito così nel 1986. Ed è nato come palazzo popolare. E un anno dopo, Underwasser è intervenuto su un altro palazzo, che possiamo dire nasce malato, la discarica di Vienna. L'ha trasformata completamente. Perché vi ho detto nasce malato? Perché nell'ottica di questo straordinario architetto c'è l'idea che anche i palazzi possono ammalarsi, ma così, come possono ammalarsi, possono essere curati. Non è bello? A questo architetto geniale è dedicato anche un museo. È interessante vedere come in ogni elemento, in ogni angolo, anche quello più turistico, come ad esempio può essere la caffetteria che c'è al suo interno, spicchi la ricerca dell'armonia. Per capire ancora di più l'anima di questo personaggio, ci viene data la possibilità di vedere come viveva, salendo per ripide scale, gradino dopo gradino, verso il cielo. Vi sto facendo vedere qualcosa davvero di eccezionale, perché qui non può venire nessuno. Questa è l'abitazione di Underwasser. Lui ha inaugurato questo museo nel 1991 e ha deciso che la parte alta, l'attico, dovesse essere la sua abitazione. Guardate quanto è essenziale. Protagonista senza dubbio la luce, ma anche gli elementi un po' della natura, perché il pavimento, vedete com'è proprio ondulato, come se seguisse
un elemento naturale, una roccia, una collina, che prosegue anche con il terrazzo. Però prima andiamo da quest'altra parte. In realtà mi hanno detto che lui qui viveva poco, ma non perché non amasse questo luogo che aveva creato a sua immagine e somiglianza, più per il fatto che era sempre in viaggio, era sempre in giro per il mondo. Quindi quando arrivava qui a Vienna, questa era la sua casa. Andiamo fuori sul terrazzo. Beh, chiamarlo terrazzo probabilmente è riduttivo. Un giardino sopra il tetto della casa. Non è che sia una cosa così rara, so anche da noi nel nostro paese, in Italia, ci sono dei giardini sui tetti delle case. Però comunque guardate la caratteristica di come lui ha voluto continuare sempre la ricerca di questi elementi naturali. Anche il giardino è tutto ondulato. Ci sono degli alberi e torniamo al concetto di alberi inquilini, questi inquilini speciali che lui amava tanto. Questa non è l'unica sorpresa che troviamo sui tetti di Vienna. Negli ultimi anni, infatti, alla ricerca di una sempre maggiore sostenibilità ambientale, si è deciso di sfruttare anche questi spazi. Me lo racconta un professore dell'Università delle Risorse Naturali e delle Scienze della Vita. In Vienna com'è la situazione, ad esempio, per le energie rinnovabili, quando parliamo soprattutto del fotovoltaico? Sì, a Vienna, come in altre grandi città, naturalmente, si punta molto sulle energie rinnovabili. I tetti delle case rappresentano senza dubbio un grande potenziale, ma bisogna fare i conti con tutta una serie di limitazioni al loro impiego in questo ambito. Nel caso degli edifici vecchi o storici, le limitazioni possono essere di carattere strutturale, perché, ad esempio, molte case non sono state costruite per sostenere pannelli fotovoltaici, oppure possono derivare dall'esistenza di posizioni divergenti, pro e contro fotovoltaico, da parte dei diversi proprietari di un edificio. È proprio il caso di Vienna, che ha un centro storico molto bello e turisticamente valorizzato. E poi ci sono naturalmente limitazioni normative derivanti da leggi sulla tutela dei monumenti. Che cosa succede sui tetti delle case di Vienna? Ci sono diversi modi di utilizzare queste superfici, oltre all'installazione di impianti fotovoltaici. La creazione di spazi verdi sui tetti e sulle facciate degli edifici può essere, ad esempio, una risposta all'aumento del cambiamento climatico e delle cosiddette isole di calore urbane, che stanno diventando un problema sempre più grande anche nella nostra città. E poi è possibile sviluppare vere e proprie nicchie ecologiche sopra i tetti. Anche a Vienna abbiamo le api in città, che a livello locale svolgono un servizio di impollinazione, generando quindi effetti ecologici positivi e ovviamente producono un miele di città. Thomas, in questa università voi studiate il paesaggio, la gestione del paesaggio. Io vado alla ricerca della bellezza e secondo me la bellezza è prima di tutto armonia. È difficile riuscire ad avere armonia all'interno di una grande città che ha una storia, al passato, alle costruzioni dell'uomo, ma anche i parchi. Vienna è una città speciale, ma quanto sono importanti i vostri studi per andare incontro a questa armonia, a questa bellezza? Sì, l'inclusione dell'uomo nei processi di sviluppo che riguardano sia l'aspetto del paesaggio è di importanza cruciale. Dobbiamo impegnarci tutti insieme, come società, a migliorare le città in cui viviamo. A prima vista, ciò che riusciamo a cogliere di queste è un'immagine statica, ma non è così. Le città sono in continua trasformazione. Abbiamo appena parlato di energia rinnovabile. Questi sono temi che in futuro dovranno essere sempre più presenti in un contesto urbano. Il punto è che bisogna progettare insieme all'uomo, ideare insieme immagini di futuro per poter prendere adeguatamente in considerazione questi temi e integrarli nei piani.
Scelte fondamentali perché le città, con il loro consumo di energia, sono preziose nella lotta ai cambiamenti climatici. Per oggi il nostro racconto del mondo finisce qua. Mi raccomando, appuntamento con la prossima puntata di Eden, Missione Pianeta.